Il tempo meteorologico non ce lo ha permesso. Saremmo tutti quanti congelati, quindi abbiamo pensato bene di essere invece qui molto più tranquilli e senza umidità. Certo, la cornice del Giardino degli Angeli avrebbe fatto da cornice veramente splendida, ma siamo qui e la cosa importante è che siamo qui con Francesco Guccini, con Claudio Lolli e con una Ceccarelli. Allora, subito vorrei rispondere a chi ci ha chiesto ripetutamente: ma è un concerto? No, questa sera facciamo proprio quattro chiacchiere, come si faceva una volta nelle osterie, e queste quattro chiacchiere saranno quattro chiacchiere veramente particolarmente importanti, perché loro parlano un italiano perfetto, scrivono, sono dei poeti, sono dei cantautori di spessore. Lui è un giornalista, lui è molto simpatico tra l'altro. No, lui invece in questa conversazione sarà proprio colui che, se si spegnerà la conversazione, la riaccenderà, ma così non sarà. Allora, siamo qui per questa terza rassegna, I suoni degli angeli, e questa rassegna viene fatta in modo particolare, lo sapete bene, per aiutare i bambini che hanno delle malformazioni congenite, che sono malati, bambini che hanno malattie rare, comunque bambini che soffrono. Molti di voi sono stati presenti nelle serate precedenti, quindi hanno sentito tutto quello che si fa al Giardino degli Angeli, perché si fa. Questa sera io a voi, ma soprattutto a loro, vorrei permettermi con estrema umiltà di raccontare una fiaba. Le fiabe cominciano così. C'era una volta un ragazzo che faceva il giardiniere, incontrò una ragazza dagli occhi veramente di velluto e si innamorarono. Da questo amore nacque una bambina meravigliosa, che crebbe subito benissimo a contatto con la natura, naturalmente aveva anche i nonni che abitavano in campagna, e scoprì così il passare delle stagioni, l'importanza di vivere la natura. Crebbe benissimo, era una bambina meravigliosa, fantastica, ma ad un certo punto in questa vita d'amore si insinuò una di quelle streghe cattive, cattivissime, probabilmente gelosa, chissà, di questa sua bellezza, di questa sua gioia. E questa bambina si ammalò e i genitori cercarono ovunque i saggi per riuscire comunque a risolvere questo problema. E così purtroppo non fu. Questi genitori piansero la morte di questa bambina moltissimo, e il giardiniere e sua moglie pensarono di cominciare a piantare qualche seme per ricreare la vita, e perché chissà, forse in questo giardino il loro angelo insieme al vento sarebbe di nuovo passata, chissà. Così fecero, e con l'aiuto di tanti amici costruirono questo giardino, piantarono i loro semi, crebbero tante piante, il giardino fu veramente amato immediatamente da tante persone. Bene, così è nato il Giardino degli Angeli. Ma non è finita qui, c'è una piccola appendice. Non contenti di questo giardino meraviglioso che tutti voi potete ammirare, a Castel San Pietro è sempre aperto dalla mattina fino al tramonto, hanno piantato altri semi insieme ai volontari del Giardino degli Angeli, fondando quello che ha lo stesso nome, il Giardino degli Angeli, proprio per essere di aiuto a bambini che hanno malattie metaboliche congenite, a bambini che hanno malattie rare, a bambini che soffrono, perché quando un bambino soffre, soffre e basta. E così siamo riusciti insieme a far sì che all'ospedale Meyer di
Firenze, che è il punto veramente focale per quanto riguarda questo tipo di malattie, ci sia un nuovo contratto di un medico metabolico, appunto, e la possibilità di supportare comunque una dietista, perché la dieta in malattie di questo tipo è importantissima, visto che i principi nutritivi si possono purtroppo tramutare in veleno per queste persone, per questi bambini. E poi ancora la collaborazione sul territorio con Ali Blu e ancora l'aiuto ad una scuola per bambini autistici, la Summer School, adesso, proprio fra pochi giorni, prenderà il via ancora una volta, sarà una settimana dedicata ai bambini in età prescolare, una ventina di bambini che vengono da tutta Italia, e poi invece in settembre un'altra settimana dedicata ai bambini invece in età scolare, quelli che sono un po' più grandi. Allora, io vi ho detto quasi tutto del giardino, adesso siamo qui con loro. Chi non conosce, se siete qui, naturalmente ci siete, perché Francesco Buccini e Claudio Lolli le conoscete benissimo, quindi... È inutile che io ricordi tutte le loro canzoni, ci tengo comunque a dire che... le loro parole, la loro musica sono state la colonna sonora di moltissimi di noi e non solo, hanno veramente, le loro parole e la loro musica hanno superato il tempo, perché comunque è stato detto, e io lo voglio qui ripetere, ed è importante davvero, Francesco Guccini, è stato detto, fa parte del patrimonio culturale dell'umanità. Ma non ho finito. Bill Garner, parole, opere e gesta, è obbligo morale per chiunque. Partiamo così. Allora, di Lolli che dire, un poeta assolutamente, l'ultimo suo lavoro, sono 30 anni che comunque è sulla scena, grandissimi cantautori entrambi, l'ultimo suo lavoro, ho visto anche gli Zingari, felici, non è proprio l'ultimo lavoro, e comunque per il trentennale così è stato, vero? Allora, cantautori impegnati, poeti, scrittori che questa sera si ritrovano qui, insieme per fare, come si suol dire, quattro chiacchiere all'osteria, perché se non sbaglio proprio all'osteria siete con noi, quattro chiacchiere. Grande frontante. Coinvolge e conosce. È rimasto abbastanza una sera Tiger sentimento unissimo meraviglioso il passato. Scuola.
Francesco, meraviglioso, promuovere e anche cosa sta gli anni. Erano frequentate saltuariamente, però si faceva ogni tanto un giro frostile, magari più non esiste di stabilità. Detto questo, io penso che sia Francesco che Claudio raccontano l'osteria che cominciò a frequentare alcune interessanti locali e cominciò anche a scrivere delle magnifiche canzoni, tipo poi il tema. E poi a uso di sentire, perché di queste cose diciamo non abbiamo mai parlato, quindi questa serata può essere utile anche per me, per imparare delle cose che non conosco. Quindi adesso mi taccio. E chi di voi due vuole? Aveva deciso? Non so, preferisci tu Francesco? Vabbè, comincio io. Quando nel lontanissimo 1961 da un Modena mi trasferì a Bologna, trovai un modo diverso. A Modena c'erano osterie, si vede, ma non le frequentavamo. Venivano chiamate le osterie di Modena, si chiamavano le Piole, la Piola. A Bologna un mondo diverso, degli amici che conoscevo perché erano originari come me della montagna bolognese e pistoiese, frequentavano un'osteria che era in Via dei Poeti. Ci entusiasmò questo nome perché pensavamo da giovinetti un po' che avevano in testa l'idea di bohemien, di poeta, maledetto, di quella osteria di poeti, in Via dei Poeti. Scoprì più tardi poi che si chiamava Osteria dei Poeti perché abitava nel Medioevo una famiglia dei poeti, ma non poeti che poetavano, quelli di cognome. Fu una delusione. Questa osteria era una piccola osteria. L'oste era un romagnolo, certo Paolo, e c'era attaccata al muro un busto di Giosuè Carducci, perché pare che Carducci frequentasse nei suoi anni bolognesi quell'osteria. Non solo quella. Si diceva che sotto una panca c'era la sua firma autografa. E mi sono sempre domandato perché sotto una panca. L'abbiamo guardato per anni per cercare la panca, non abbiamo mai trovato la firma di Carducci. Ma lo volevate trafugare la panca? No, per vedere, curiosità. E può darsi sotto una panca perché forse il poeta, che era facile preda dell'alcolico, sì, che un po' bresco, come si dice a Bologna. Attaccata al muro, dicevo, c'è un busto di Carducci e sotto una targa di Ottone che diceva: quando morirò seppellito in una vigna perché io possa ridare alla terra quello che ho bevuto nella mia vita. Adesso esiste ancora lo Stadio dei Poeti, ma è diverso. Sono
i cambiamenti che avvengono nel tempo, un'osteria che diventa osteria con l'H davanti e una osteria invece per fare un finto medioevo. Hanno vini adesso raffinati di tutti i tipi, di tutti i colori, vini hanno dei bouquet stupendi, addirittura sentori di albicocca, profumi di frutto di bosco, di pomodoro certo. Ci sono, sai che ci sono. Sì, e costano moltissimo. Dici, ma lo sente il pomodoro acerbo? No. Vuoi che non lo senta con quello che ho pagato la famiglia? Se non lo sentisse, fa un coglione. Allora, il vino era di due grandi categorie, rosso e bianco. E basta. Veniva servito, spillato dalla vanigia, il rosso, il bianco veniva servito in bottiglie. È un'albana con taglio di Trebbiano, qualcosa di simile, insomma. Da mangiare non ce n'era. Cioè, uno si poteva portare il cartoccino. A volte certe osterie davano anche il pane. Davano a vedere anche il pane. Ma si portava il cartoccino, oppure c'erano sul banco delle uova sode, c'era un cestino di uova sode, che una volta rotto il guscio e aperto, mostravano un turlo di un misterioso colore verdato. Però quando erano osterie raffinate servivano con piattini di mettere sale e un po' di pepe, altrimenti erano un cartoccino di carta, un pezzettino di carta. Questo oste era un personaggio meraviglioso, era furiosamente comunista, però c'erano dei clienti curiosi in questa osteria. L'osteria era un posto triste, veramente. Questa osteria chiudeva prestissimo, alle 8 chiudeva. Il pomeriggio, mattina non ci sono mai andato. Perché? Perché lavoravo, studiavo, mi davo da fare per il mondo. Al pomeriggio andavo. Erano locali veramente tristi, dove non fate caso, moschetto del signor Faeri che sta facendo sceneggiate in tutti i poi erano locali tristi, con questa gente di fronte al quartino, al mezzo, alla bottiglia, senza parlare quasi, difficilmente si poteva trattare gente che giocava a carte. Noi arrivavamo con chitarre, ragazze, questi si illuminavano d'immenso, cioè cominciavano a cantare con noi, a offrire anche da bere, eccetera. E dicevo, l'Obster era fortemente comunista, ma c'era per esempio un avventore che, colmo di vino, tirava da una parte e diceva: vuoi vedere chi era veramente un grande personaggio? Proprio il portafoglio e mostrava una foto di Benito Mussolini. E l'Obster Paolo si arrabbiava moltissimo e lo prendeva a tappate, perché era un cestino pieno di tappi. Vergagna, caragna! Ho conosciuto anche un proletario liberale, uno simbolo, un proletario liberale, che diceva che lui il 1° maggio andava a lavorare per protesta. Insomma, si vede che gli altri 364 giorni non lavoravano, quindi un giorno all'anno potevano per lavorare. Questa è. E quando Paolo decise di andare in pensione e chiudere, ci offrì a me e a pochi altri avventori una specie di spuntino delle cantine. Fui molto felice di essere stato chiamato fra gli eletti di quella serata. C'erano personaggi che fra l'altro sono passati, c'era Giorgio Celli che frequentava questa osteria, Giorgio Celli, il famoso entomologo. Adriano Spatola, poeta del gruppo 63, insomma, purtroppo personaggi ormai nel mondo dei più. Un'altra osteria che frequentavo allora, perché c'era un'altra osteria all'angolo fra i viali e via Mazzini, e
Lì ho scritto una non memorabile poesia sul tavolino di marmo, come facevano i poeti francesi, insomma. Adesso è pompe funebri, ci sono. Un'altra osteria era l'osteria dei poeti, scusate, delle dame, ma quella vera, perché l'osteria delle dame che noi mettiamo in piedi era, non era una vera proprio osteria, insomma. C'era un'osteria delle dame, lì così. Un'altra osteria è quella che poi allora chiamavamo Osteria Gandolfi, che frequentammo nell'anno 69. C'erano due sale, una sala dove c'erano gli avventori anziani, molto più giovani di me da adesso sicuramente, e l'altra sala era vuota e noi la prendemmo anche lì con chitarre, ragazzi, tutte le sere erano lì a suonare. Costava una bottiglia, credo, 1000 lire, no, con 1000 lire si faceva serata, se c'erano un po' di salume, vino, eccetera, insomma. Allora la vita costava molto meno che adesso. E poi questo, imparammo poi questo Gandolfi non era il vero Gandolfi, insomma, e la cedette, la licenza, e questa osteria si riempì di curiose signore, misero delle tendine rosate ai vetri, luci un po' soffuse, signore che non so quale mestiere potessero fare, sparavano anche dei colpi di pistola, noi prudentemente ci allontanammo. Era un'osteria molto, molto bella. Poi qualche anno dopo l'oste che venne all'osteria delle dame la prese e è diventata l'osteria del Moretto. E l'osteria del Moretto, che adesso si chiama ancora l'osteria del Moretto, quella pulito fuori dal sveglio. A questo proposito vi racconto un episodio accaduto all'osteria del Moretto, poi cedo la parola all'amico Claudio. Una sera eravamo, per dire, ripeto, com'era Bologna a quei tempi, eravamo lì, verso le 2, insomma. Presto. Ma abbastanza. Sì. E suonavamo, arriva un signore urlando: vergognatevi, basta questa confusione, la mattina devo alzarmi a lavorare, vergognatevi. Umiliato, ci scusi, non pensavamo. Abbiamo messo le chitarre dentro alle custodie, gli è scoppiata una gran risata e fa: ah, io fregato, adesso venite tutti a mangiare a casa mia. Era uno degli ultimi contadini di Colle di Bologna. Siamo partiti in macchina, siamo arrivati su a casa sua, e un contadino ha svegliato la moglie e due figlie, le ha costrette a farci le crescentine, ha bisogno affettare salame, prosciutto, andare in cantina a prendere il gran vino, e lì abbiamo passato tutta la... Poi la mattina all'alba lui è andato a mungere, noi siamo tornati in città a studiare, chi studiava, chi lavorava, qualcuno a dormire, e così, per dire che atmosfera c'era a Bologna in quei tempi lì. Ecco, questo è un ricordo di una delle osterie di Bologna. Te la parola, bravo. Beh, buonasera. E come ho detto altre volte, parlare dopo Francesco non è facilissimo, quindi abbiate un attimo di pazienza, perché la sua facondia, la sua capacità di raccontare, il suo umorismo rendono abbastanza difficile intervenire dopo, però perché no? Va benissimo così. Io non ho esperienze di questo tipo, nel senso che ho un'età leggermente diversa e che poi forse, ed è questo anche che tutti colgono, sono un bolognese atipico, almeno tutti me lo dicono. Ma tu sei bolognese? Dico sì, ma non c'hai l'accento. Ma sei bolognese? Sì, ma ti piacciono i tortellini? No. Ma sei bolognese? Sì, ti piacciono le lasagne? No. E,
Non so come dire, non mi intendo di gastronomia, secondo me i piatti bolognesi sono bucatini alla matriciana, la gola alla vaccinara, l'agnello scottadito, i rigatoni alla pagliata. Poi non so se mi sbaglio, ditemelo, però sento molto forte questa identità, ma non, diciamo così, non in questi elementi, non saprei come dire, contingenti. Allora, per esempio, come dire, le osterie, certamente. Io ho vissuto il tempo delle osterie come un tempo molto bello, però attenzione, era anche un tempo di case aperte e di strade invase. Ho vissuto questo periodo delle osterie perché secondo me contribuivano a far crescere in un modo abbastanza naturale, se non, mi permetto, violentemente naturale, una sorta di collettività. È vero che il vino aiuta, ma non è solo quello, non è solo quello. Il vero è che, come dire, la capacità di costruire dei rapporti relazionali che non abbiano una gerarchia, questo è importante, è molto importante e costruisce qualche cosa. Allora, davanti a una di queste, più grande naturalmente, speriamo, più grande naturalmente, queste gerarchie cadono e questo contribuisce a costruire una sorta di collettività, di progettualità, insomma, qualche cosa che hai, che puoi avere in comune. E, l'osteria delle Dame, io vi posso parlare un po' di questo, vi posso parlare un po' di questo perché dico, non ero un frequentatore assiduo, ma non le ho vissute con questa sapienza culturale, le ho vissute più da consumatore e da prestidigiatore della mia quotidianità. Allora, le Dame erano questa cosa di cui parlava Francesco, gestita, semi gestita da lui. Quindi sono state un grande colpo di culo per me, nel senso che, il sabato sera dopo lo spettacolo, diciamo così, organizzato, se mi sbaglio correggimi, verso mezzanotte il palco era libero, cioè quindi chi voleva saliva. Io sono andato un sabato con la chitarra e Francesco aveva pubblicato da poco il disco Radici, che andava molto bene, mi pare, e che credo sia stato uno dei primi che ha avuto un riscontro anche, diciamo così, commerciale, insomma, no, economico, e c'erano i suoi dirigenti della casa discografica, da Emi. Quindi io ho fatto queste cinque canzoncine da solo con la mia chitarrina, provate a immaginarmi lo squalone. Io da solo con la mia chitarra su quel palchettino, ma sono queste cinque canzoni. Immediatamente dopo mi hanno chiamato prospettandomi un contratto. Questo perché lo dico? Non perché sia stato importante per me, certo è stato importante, ma perché, che cosa vuol dire? Vuol dire che erano dei luoghi in un certo senso extraterritoriali, delle terre di nessuno, in cui poteva succedere di tutto, in cui non c'erano regole rigidissime, regole imposte, regole straordinariamente rispettande o rispettabili. Poteva succedere di tutto, come dire, qualcosa si mescolava, no? Qualcosa si mescolava in queste osterie, ed è questo che mi è piaciuto molto. Nelle osterie di fuori porta, nelle osterie di dentro porta, come la grande Osteria del Sole, il vicolo Ranocchi, aperta quando cazzo vogliono, e come dire, qui non si mangia nulla, però ci si può portare appunto il cartuccino, ci
si può portare il cartoccino e, come dire, c'è ancora questo, io non voglio assolutamente fare una laudatio tempus acti, non voglio fare, non ho nessuna nostalgia del tempo passato, non la voglio avere, non la voglio suscitare in voi assolutamente, però certamente ci sono delle immagini di Bologna che secondo me oggi vanno pensate, ripensate, perché ci hanno dato qualche cosa. Io sono cresciuto a Bologna, sono stato molto bene a Bologna, ho apprezzato molto questa città che mi ha cresciuto con tanto amore. E ricordo, per esempio, da dove viene anche, per esempio, la mia attenzione alla politica? Da Bologna. Quando io, non so, a 16-17 anni andavo in Piazza Maggiore, che cosa vedevo? C'erano le elezioni, dei tabelloni allora elettrici, tipo quelli delle stazioni, no? Che davano i risultati, non posso dire in tempo reale, solamente, cioè con un po' di ritardo, e c'erano dei capannelli di vecchi, di vecchietti che discutevano, e volevano sapere che cosa sarebbe successo. Voi sapete come sono i vecchi. I vecchi litigano in modo molto violento e dopo tre minuti si sono già dimenticati e ridono, si abbracciano e scherzano, eccetera. Questa ve la devo raccontare, è una battuta vera, sentita, fra due di questi vecchi. Stai zitto tu, che bevi sempre. L'altro che risponde: è vero, bevo per dimenticare. Riprende l'altro: ma cosa devi dimenticare? Il fatto che bevo. Oh, è grandioso. E poi, discutendo di politica, aspettavano questi risultati, scommettevano. Non era difficile a Bologna sapere chi avrebbe vinto. Il Partito Comunista avrebbe avuto tra l'80 e il 90%, però comunque non giocavano a bocce, non guardavano il TG4, e questo tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma, erano dei vecchi, delle persone vive, ancora, come dire, assolutamente coinvolte, interessate ad un progetto di sviluppo e di costruzione di una società che riguardava loro, i loro figli, i loro nipoti, che gli interessava. Non si sentivano soli, non si sentivano abbandonati in un universo come dire, umiliante, di oblio, eccetera. Si sentivano delle persone ancora vive, ancora al mondo. Ecco, questo mi ha formato, questa Bologna mi ha formato, questa idea di possibile collettività uguale, parallela, diciamo così, a quella delle osterie, queste poi, come dicevo prima, di collettività, di ritrovo, di costruzione, di un progetto non più politico, naturalmente, ma un progetto di vita comune, insomma, il sottolineare l'importanza dello stare insieme, l'importanza dell'amicizia, l'importanza della comunanza tra le persone, come mi ha formato, e qui chiudo, anche la Bologna di Carli Armati, perché ci sono stati anche quelli a Bologna, ci sono stati i Carli Armati, forse voi non lo ricordate, ma ci sono stati anche quelli. E allora, attorno a un ragazzo che diventa vittima, anche lì si crea un sistema educativo, secondo me, fondamentale. Io questa Bologna non la rimpiango, ma vorrei che rimanesse in qualche modo nella nostra memoria e che si riproducesse. Due episodi
durante il fascismo, che uno noto alla polizia d'allora per essere un sedizioso, cioè un antifascista praticamente, tornava a casa una sera e l'hanno fermato, una pattuglia l'ha fermato: cosa fate ancora in giro? Andate a letto a dormire. E lui fermato ha detto: me a ca a letto ai vag, ma dormire può dormire per a me. Un'altra era un'osteria che era di fianco al teatro comunale, adesso mi ricordo, non mi chiamo, cosa stava lì, lì sotto alla, al guasto. C'è un'osteria, forse c'è ancora, non lo so, non c'è più, no, no. C'era, era l'oste e un cliente abituale, un amico dell'oste, che poi beveva, ma anche l'oste beveva, e verso una certa ora erano due tondi, e l'oste cazzava fuori quell'altro che diventava molesto, diceva: fuori dal mio esercizio. Ho detto: fuori dal mio esercizio. L'altro diceva: ah, c'è fuori dal tuo esercizio? Ahi va, ma metti dentro il mio mai più. Poi la sera dopo: ciao Gino, eccomi qua ancora. Erano tipi, tipi. Osteria però è una parola non antichissima. I romani non conoscevano la parola osteria. Osteria viene da ostis, che vuol dire due cose, sia lo straniero praticamente, il nemico o anche quello da ospitare. E i romani avevano invece la voce caupona, e l'oste si chiamava caupo. Bevevano, cosa bevevano i romani? Dal vinas. Perché non sappiamo bene come... C'era il Trebulanum, il Falernum, c'erano questi vini, ma non si sapeva, perché i romani non bevevano il merum, cioè per il vino schietto, lo tagliavano con dell'acqua o lo mettevano la resina, come fanno ancora i greci, che adesso sono dei puttanai agghiaccianti, e lo tenevano dentro alle anfore, che infilavano nei buchi del banco, come si vede a Pompei. Osteria, anche nel Medioevo, non è osteria, è taverna nell'osteria. A Bologna con gli studenti c'erano moltissime taverne e dei regolamenti curiosi. Per esempio, gli studenti avevano, credo, il primo mercoledì di ogni mese a saltare le lezioni per andare a bere more solito. Cioè, secondo il costume abituale, loro mercoledì saltavano le lezioni per andare a bere del vino. Ma anche i latini, Cicerone, che ha fatto sudare tanti di noi a scuola, ha scritto che amava concursare circa un taverna, cioè amava andare in giro per osterie, insomma, praticamente. Orazio, anche lui parla di vino, invita amico mecenate a bere vino in boccali di poco conto, però non amava i poeti che ci presentavano la mattina ubriati di mero, cioè di vino puro, insomma. Ma era un vino probabilmente che noi non avremmo apprezzato. Ci sono tanti editti che riguardano le osterie. È curioso che l'osteria che ha nominato prima Claudio, l'Osteria del Sole, sia la più antica osteria attestata a Bologna nel 500, alla fine del 500. Un'altra osteria attestata in quel periodo è l'osteria del Chiucchiolino, vuol dire della piccola balla, il Chiucchiolino, che è a Ferrara. Se uno guarda lo stupendo Duomo Romanico a sinistra, c'è una stradetta lì, c'è l'osteria del Chiucchiolino. Lì andavano a bere personaggi come Copernico, come Ariosto, come Tasso, insomma. C'è gente. Niccolò Machiavelli, mandato in esilio a Firenze, si ritira nei suoi poteri adesso non mi ricordo quale zona della Toscana, e scrive che amava ingaglioffirsi con i villani bevendo e giocando a tric-trac, che sarebbero di anno backgammon, insomma, tutto. E questi personaggi andavano. Cesare Borgia, arrivato a
Bologna non viene ospitato, ma si ferma in osteria del Ponte Lungo, dove preferiva fermarsi lì per cui la gente che magari andava a letto non sapeva se la mattina dopo si sarebbe alzata o meno, con, eccetera. E noi amavamo, dicevo prima, l'osteria dei poeti, sognare questi personaggi, sognare François Villon, poeta del 400 francese, che viene accusato e condannato per omicidio, pena poi ridotta dal re, perché è poeta, condannato in piccagione, poi ridotta la pena, poi di lui non sa più niente. Un poeta e drammaturgo elisabettiano, Christopher Marlowe, muore accoltellato in una rissa d'osteria. E noi sognavamo queste osterie, magari in compagnia di qualche avvenente ragazza di costumi facili, bella come erano belle le partigiane francesi dei film americani dei tempi di guerra, insomma, che io non ho mai capito come le partigiane francesi fossero delle gnocche impressionanti. E quindi frequentare queste osterie ci dava, non dico un brivido, ma suonavamo, no? Si scriveva, scrivevamo sciocche poesie giovanili. E questo era un po' l'osteria, insomma. E Mitelli, l'incisore Mitelli, fa una specie di gioco dell'oca parlando di tutte le osterie bolognesi. Ogni osteria la lega alla pietanza speciale, alla pietanza principale. In queste osterie, diciamo nel Settecento, cita appunto l'osteria del Sole, buoni ranocchi, vicolo dei ranocchi, no, buone frittate, che è l'unica rimasta del gioco, però. L'unica rimasta, sì, di queste vecchie osterie. E non si capisce come nelle arti dei mestieri bolognesi non vengono mai nominati gli osti, eppure a un certo punto ci sono più osterie che panetterie, e quindi perché il vino era pane, in un certo senso. Arrivano a Bologna delle quantità di vino impressionanti, delle quantità spaventose, dei milioni di litri di vino in ogni anno, perché il cibo era scarso, non esisteva, era nel 500, nel 600, nel 700, la gente moriva veramente di fame. E il vino costava poco ed era droga, faceva dimenticare, quindi poi la gente era divisa in due, c'erano i ricchi che morivano di gotta a 30 anni e i poveri morivano di fame a 29, insomma, era questo. E nasce il mito del mondo di Cuccagna. Giulio Cesare Croce, questo cantastorie di San Giovanni Persiceto, che inventa il mito di Cuccagna con i monti di maccheroni, con sopra colate di parmigiano, le viti legate con le salsicce, insomma, e i fiumi di vino che corrono il vino, insomma, soprattutto la del vino. Nel 800 c'erano i primi inurbamenti, molti dalla campagna vengono a lavorare in città a fare gli operai, e lì c'è la prima crisi di identità, gente abituata alla terra che si trova inurbata e frequenta un'osteria, perché poi d'inverno c'era luce che in casa non sempre poteva i soldi per il petrolio, eccetera, e c'era il riscaldamento che in casa non sempre ce l'avevano, e vino. E difatti i primi socialisti predicano contro le osterie, perché contro l'alcolismo. Un socialista, non mi ricordo chi, dice: scegliete il libro e non il litro. I fascisti naturalmente sono contro le osterie, perché codi sediziosi, codi di antifascisti, eccetera. E poi a poco le osterie arrivano a quelle che abbiamo conosciuto e che non ci sono quasi più, perché, come dicevo prima, sono stati sostituiti i vecchi gestori che facevano una vita da orti, insomma, praticamente sono stati sostituiti da giovani gestori che vogliono
fare una vita diversa, vogliono sperimentare vini diversi, più costosi, più, e anche i cibi. E soprattutto in certe osterie ci sono dei signori con delle pianole assordanti che cantano, e magari anche bene, voglio dire, ma dove risulta che la conversazione diventa difficoltosissima, insomma, non si può parlare, non si può discutere, non si può. E quello invece, come diceva Claudio, la discussione d'osteria era, anche se i vocabolari sono tremendi, tipo d'osteria è un omaraccio, insomma, bestiale, discussione d'osteria, adesso io vedo a sport, insomma, perché l'osteria naturalmente erano discussioni favorite dal vino, il vino non sempre illumina la mente. No, ma assolutamente no. Mi rivolgevo così, in generale. E altre cose sull'osteria io non saprei che dire, insomma. Magari sentiamo tu, Moschetto, qualche cosa. Ma io volevo rilanciarmi un po'. Intanto era Turati quello che diceva quella cosa orrenda, meglio il libro del dito, no? Sì, Turati. Era Turati, sì. E vorrei ricordare che Andrea Costa faceva le riunioni in osteria. Noi siamo anche andati, ti ricordi? Era l'osteria dove lui faceva le riunioni un po' di anni fa. Sì. Ricordi, sì. A Bologna c'erano delle osterie che aprivano solo nel periodo della vendemmia, perché era il periodo in cui c'era abbondanza, sovrabbondanza di vino, e il vino si poteva bere anche a periodi. Se uno comprava, non so, 10 minuti di vino, tutto quello che beveva in quei 10 minuti. Se permetti, prego, ti interrompo un attimo. A quei 10 minuti si favoreggia che nel Portello c'era la famosa trattoria di Ghitton, di Ghitton, sì. Margheritona. Sì, Margheritona, sì. Dove si vendeva la minestra di fagioli a tempo, e quindi uno comprava 10 minuti di minestra di fagioli e tutti quelli che riusciva a mangiare. Ecco, il cucchiaio pare fosse assicurato al tavolino con una catena, come la birra delle mate da adesso, con la catena. Passo subito. Comunque no, Claudio prima ha detto una cosa che mi ha ricordato delle altre cose, cioè i carri armati a Bologna, non voglio dilungarmi tanto, però c'è stato un periodo che per alcuni giorni li abbiamo visti, e secondo me lì si sono rotte delle cose, anche nei rapporti fra le persone, anche nello stare insieme e nello stare nelle osterie. Forse lì è cominciato l'ultimo declino, diciamo, delle osterie, nel senso che ne sono nate di ogni genere, finte, fintissime, con nomi inventati, con H, senza H, delle cose spaventose. E lì, secondo me, anche la città stessa ha preso un colpo da quella brutta storia. E comunque ci siamo poi aggirati per varie osterie, non è che ci fosse magari un fisso dove stare, a parte le dame e il Moretto, che abbiamo frequentato molto fino alla gestione ultima dell'amico Ateneo, adesso è diventato un disco pub di quelle cose lì spaventose, con luci, rumore. Secondo me non si beve neanche più volentieri, insomma, ecco. E comunque anche per il discorso che facevi tu, c'è da considerare che il vino è un alimento, quindi oltre ad essere ingerito come liquido è anche un alimento, quindi poteva sostituire, appunto, non so fino a che punto, quello che poteva essere un piatto, no? Leggendo delle cronache di osteria ho letto una cosa che mi ha colpito moltissimo. Quelle che erano frequentate, diciamo, da una clientela un pochino bassa, avevano una vaschetta che correva lungo tutto il balcone con una grata, e da una parte c'era uno scolo e c'erano quelli che avevano proprio veramente pochi spiccioli che compravano quello che usciva da questa scolatura. Questa cosa mi ha colpito moltissimo, insomma, era proprio, l'ho letto tempo fa su una cronaca
del 700, mi ha colpito molto questa cosa, che vuol dire che proprio c'era della gente che non ne aveva e comunque voleva avere, ecco. Ci sono veramente tanti episodi curiosi legati alle osterie, e questo mi sembra un episodio abbastanza notevole, ecco, da ricordare. No, io sesto in cotanto senno e faccio il intervento brevissimo. Ci sono molte cose che mi hanno interessato, però non voglio nemmeno annoiarvi. E una cosa, per esempio, su cui io discuterei un attimo, ma magari non adesso, questa idea che è venuta un po' fuori da tutti del declino, e come dire, se tutto dovesse restare sempre come è stato, non è detto che quello che noi chiamiamo, certo che ci manca, ma noi abbiamo una certa età, non è detto che quello che a noi manca sia un declino, può essere una trasformazione, può essere che i diciassettenni, i ventenni abbiano delle altre come dire, forme di aggregazione, delle altre forme di solidarietà emotiva e personale che noi magari non riusciamo neanche a capire. Questo è possibile. Allora, dire che questa cosa, le osterie, sono finite, oddio, vabbè, finché la bellissima canzone di Francesco, l'osteria di fuori porta, quella è un'altra cosa, quella è una riflessione critica emotiva su un fenomeno, però da un punto di vista, diciamo così, più sociologico, forse troppo, però razionale, dire che un declino, non so, c'è un cambiamento di abitudini. Figurate se mi piacciono il disco pub, non riesco neanche a metterci i piedi, proprio nei miei piedi, nelle mie orecchie riescono. Però attenzione, cioè cerchiamo di non essere come, scusatemi, questo lo devo dire, la sinistra in Italia è sempre stata.